Buongiorno, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Siamo qui per la seconda parte del nostro programma di webinar di formazione per amministratori. Sono Gianna Betta della città metropolitana di Torino, della Direzione Risorse Idriche, che come struttura, insieme alle politiche giovanili della città metropolitana e ad ANCI Piemonte, sta organizzando questo ciclo di webinar di formazione. Questa sera, questo pomeriggio, vedremo in particolare il tema, affronteremo il tema del piano di protezione civile comunale con un focus aggiuntivo legato alla comunicazione e all'informazione in questo ambito, come già era stato preannunciato. In particolare, al termine dell'introduzione, darò la parola ai colleghi Francesco Vitale, che è un esperto appunto sui piani di protezione civile comunale della Direzione Protezione Civile della Città Metropolitana di Torino, e successivamente parlerà direttamente la dottoressa Alessandra Vindrola dell'ufficio stampa della Città Metropolitana di Torino, che ha una lunga esperienza in informazione e comunicazione in emergenza. Intanto ne approfitto per, oltre che a ringraziare tutte e tutti presenti, per ringraziare lo staff che seguirà questo pomeriggio, come sempre, il webinar e assisterà da dietro le quinte tutte le attività. In particolare ringrazio le colleghe Emanuela Sarzotti, Nuna Tognoni, Claudia Rossato del mio staff, Enrica Gaggero. Delle politiche giovanili, Lara Graziano di ANCI Piemonte che ci supporta moltissimo, e voglio ringraziare anche la Regione Piemonte che diciamo ci ha dato lo spunto per partire con questa attività grazie al finanziamento del bando Interventi per la partecipazione dei giovani alla vita politica e sociale dei territori, per il quale vedremo prossimamente, questa è solo un'anticipazione, una serie di interventi di formazione proprio destinati ai giovani amministratori e alle nuove nomine. Naturalmente questi momenti che stiamo affrontando ora vogliono essere una sperimentazione, diciamo, di una nuova forma di formazione che non era prevista precedentemente, ma che potrebbe forse in parte sostituire la formazione prevista. Qualche informazione, diciamo, più tecnica sul webinar. Allora, durante la relazione tutti avranno il microfono disattivato, tutti i partecipanti potranno solo ascoltare. La sessione è registrata, forse vi è stato detto all'inizio della sessione, è registrata e sarà poi successivamente messa a disposizione di chi non avesse potuto partecipare. Sarà possibile fare domande ai relatori sia attraverso la chat che trovate sulla vostra destra, dove è proprio prevista la possibilità di fare domande dirette. Le domande verranno via via smistate ai relatori, e i quali risponderanno al termine delle relazioni, di entrambe le relazioni. Al termine delle relazioni sarà anche possibile richiedere la possibilità di avere il microfono per i partecipanti e quindi di effettuare direttamente a propria voce altre domande che non siano già state scritte, quindi a vostra preferenza. Vedremo il numero delle domande e la possibilità per i relatori di rispondere a tutte oralmente, probabilmente. In caso fossero troppe e dovessimo andare troppo per le lunghe, è possibile che vi verrà data risposta successivamente, ma credo che cercheremo di rispondere a tutto entro il pomeriggio. Alla fine scusate, vi chiederei solo se fate domande sia per iscritto sia attraverso il microfono di presentarvi, quindi di o scrivere o dire il vostro nome e il vostro ruolo nell'ente che rappresentate. Al termine, quindi quando uscirete dalla conferenza, vi verrà automaticamente sottoposto un breve questionario,
che servirà all'organizzazione, quindi fondamentalmente a Città Metropolitana ed ANCI Piemonte, per valutare il gradimento di questa forma di erogazione della formazione e di comunicazione diretta con voi. Quindi vi chiediamo cortesemente di rispondere tutti al questionario. Vi dico ancora una cosa tecnica, vi verrà messa a disposizione. Devo ancora capire con lo staff se ve lo metterà verso la fine della relazione, tra i documenti che dovreste riuscire a vedere, sul vostro schermo, un documento che contiene i link per visionare i filmati di formazione, le video lezioni, scusate, di formazione che Città Metropolitana ha predisposto l'anno scorso, per la formazione specifica. In particolare dei tecnici comunali, ma sicuramente può essere interessante visionarli anche per coloro che ricoprono il ruolo di amministratore. Comprendono molte tematiche relative all'ambiente e alle acque, e ce n'è in particolare uno composto da due parti diverse che si occupa proprio dell'argomento di questo pomeriggio, quindi dei piani di protezione civile comunali. Rimaniamo a disposizione attraverso la chat per qualunque esigenza o necessità e vi auguro buona visione, buon pomeriggio e buone relazioni. Lascio adesso la parola prima al dottor Francesco Vitale, successivamente alla dottoressa Alessandra Vindola. Sì, buon pomeriggio a tutti, sono Francesco Vitale della Direzione Protezione Civile della Città Metropolitana. Mi occupo da alcuni anni di supportare i comuni nella difficile operazione di redazione dei piani comunali e il loro perfezionamento. Quindi, diciamo, ho una certa esperienza proprio qui nella provincia di Torino su questo argomento. Allora, il piano di protezione civile è un documento fondamentale, ma per quello che mi risulta, di solito abbastanza sottovalutato, soprattutto nei comuni medio-piccoli. Nei comuni più grandi, quelli che hanno una maggiore popolazione e un territorio più esteso, le cose sicuramente cambiano perché, come tutti sappiamo, queste strutture comunali sono dotate di un ufficio tecnico e di uno staff organizzativo nettamente superiore e quindi si possono permettere di avere dei piani migliori, di soprattutto applicarli quando serve e come serve in maniera più efficiente e più produttiva. Quindi, per quello che appunto mi è capitato di vedere visitando tantissime sedi comunali e leggendo soprattutto i piani comunali che abbiamo in archivio, cioè di tutti i comuni praticamente della città metropolitana, è stato quello di osservare che normalmente il piano di protezione civile comunale viene considerato appunto in quei comuni, soprattutto piccoli e medi, come un qualcosa di sostanzialmente statico. Ciascuno lo vede, soprattutto gli amministratori, come noi tecnici lo vedono come un documento, come un faldone o una serie di elaborati che sono lì in archivio e che probabilmente mai si utilizzerà. In realtà la recente normativa ha dato molto risalto all'importanza dei piani comunali perché, adesso vedremo il perché, cercheremo di spiegarlo un tantino meglio. Sempre a livello introduttivo, l'altra cosa che ci è capitata, mi è capitato di osservare, è che solitamente i piani comunali, almeno qui nella città di metropolitana di Torino, sono abbastanza datati. Molti di questi risalgono a 10 anni o più addietro e quindi sostanzialmente non sono aggiornati, mentre nell'ultimo triennio in particolare, che sono state importantissime novità a livello normativo nazionale, ma anche una serie di direttive, di linee guida che il Dipartimento Nazionale ha emanato, non solo per dare, diciamo, dei paletti, delle regole alla
tutto il discorso della pianificazione, ma soprattutto proprio per aiutare i comuni a superare più efficacemente le emergenze e tutto quello che può riguardare la protezione civile. Diciamo quindi che, volendo un po' scherzare su questa cosa per non diventare troppo tediosi, non annoiarci troppo, diciamo che per un sindaco il piano di protezione civile può essere paragonato, facciamo un paragone appunto un po' scherzoso, un po' giocoso, a una persona che viene invitata a un ristorante dove non è mai stato. Un amico lo invita, una persona amica invita questo signore a questo ristorante che non conosce, quindi appena si siede a tavola che cosa fa? Qual è la prima cosa che gli viene in mente? È quella di guardare il menù proprio perché non conosce questo ristorante e non sa cosa si fa in questo ristorante. E quindi a paragone il piano di protezione civile e comunale è il menù della protezione civile, è la carta fondamentale senza la quale sostanzialmente un amministratore che si trovasse a gestire all'improvviso una situazione di emergenza, senza di questo documento, insieme ai documenti, sostanzialmente non saprebbe che cosa fa. Certamente conosce o si presuppone che conosca molto bene il territorio, le persone, eccetera, però a livello tecnico, a livello formale, ci sono tutta una serie di adempimenti che durante la gestione dell'emergenza devono essere fatte e ci sono una serie di operazioni, di azioni ben precise che vanno fatte sul territorio al manifestarsi delle emergenze, delle calamità, di qualsiasi evento che possa mettere a rischio la pubblica incolumità. La protezione civile, infatti, proprio per sottolinearlo in premessa, è quell'insieme di organizzazioni, di enti, di strutture, eccetera, che in maniera collaborata partecipano e gestiscono quella materia che si occupa proprio fondamentalmente ed esclusivamente della tutela della pubblica incolumità. La legge, il codice della protezione civile del 2018 introduce anche gli animali, la tutela della salute e della vita degli animali insieme a quella delle persone. Questo è un grande salto di qualità, secondo me, ma soltanto secondo me, secondo molti osservatori. Quindi, diciamo che in passato, nelle emergenze nazionali che abbiamo visto nel nostro panorama, italiano, ci si è occupati degli animali soprattutto per quello che potesse riguardare normalmente lo smaltimento delle carcasse degli animali, se c'era una bubbona, insomma, in qualsiasi evento disastroso o calamitoso avesse ucciso molti animali, ma in pratica non era previsto che qualcuno si occupasse preventivamente della loro salvezza e salute. Quindi, questo è un tassello che si aggiunge, ma la normativa nazionale aggiunge anche una serie di importantissimi punti che riguardano sempre il piano comunale, ad esempio la partecipazione dei cittadini. I cittadini sono adesso protagonisti della pianificazione, sono non solo quella categoria, ma addirittura quei singoli individui, che possono essere naturalmente rappresentati da associazioni o da qualsiasi altro ente che amministra i cittadini. Perché i cittadini sono portatori di interesse, sono degli stakeholder a tutti gli effetti e quindi hanno non solo diritto, ma quasi la necessità di dover partecipare a una serie di importanti decisioni che il piano dovrà adottare nei loro confronti. Quindi i cittadini adesso, da ora in poi, soprattutto nella fase del rinnovamento che tutti ci auguriamo, venga all'interno della pianificazione comunale anche questo territorio metropolitano, ecco, ci auguriamo appunto e speriamo, siamo certi che la cittadinanza venga coinvolta in un processo partecipato dove il cittadino e i cittadini, in quanto destinatari ultimi, ma non ultimi, della
della pianificazione di protezione civile siano dei soggetti attivi, partecipi, responsabili, anche perché prendere le decisioni insieme o pensare alle soluzioni insieme alla propria amministrazione comunale significa avere dei cittadini sicuramente più partecipi e più coscienti. Il livello di consapevolezza delle persone deve crescere in noi tutti, noi operatori, noi amministratori, noi tecnici, noi eccetera, eccetera. Noi, chiunque noi siamo tutti chiamati a svolgere per il ruolo che ci è assegnato, che comunque rappresentiamo, una parte, un contributo, una partecipazione attiva e consapevole alla pianificazione di protezione civile. Adesso andiamo a vedere alcune cose. Io ho selezionato alcune slide, alcune diapositive che illustrano un po' alcuni aspetti della materia della protezione civile, in particolare del piano. Quindi, cosa deve contenere un buon menù? I primi piatti, gli antipasti, eccetera, eccetera. Deve contenere tutte quelle cose che possono soddisfare il cliente. Quindi, il sindaco, in quanto autorità prima di protezione civile comunale, è l'imprenditore, è colui che ha in mano la gestione dell'azienda, che deve quindi soddisfare non solo la buona riuscita e la buona immagine del suo ristorante, ma soprattutto deve soddisfare le esigenze dei clienti, perché è per quel motivo che il cliente è andato nel suo ristorante. Lo metto tra virgolette, passatemi il paragone un po' scherzoso. Quindi è proprio fondamentale che questo incontro tra amministrazione, rappresentanti di varie categorie, rappresentanti di enti, operatori di vario tipo, volontari naturalmente, eccetera. Ecco, tutti questi, diciamo, queste categorie di cittadini, di partecipanti, abbiano tutti un loro ruolo e siano tutti pronti a servire la pietanza per come essi la sanno preparare, per come essi sono esperti nella preparazione, nella cottura, ma anche nel servire questa pietanza in maniera invitante, in maniera accattivante, attraente. Questo è fondamentale, perché avere un piano di protezione civile, produrre un nuovo piano di protezione civile che nessuno guarderà, è un'operazione assolutamente disastrosa in questo momento storico. Sarebbe non soltanto inutile, non soltanto uno spreco di risorse, ma sarebbe soprattutto la classica zappa sui piedi che una persona si può dare nel momento in cui gestisce un'operazione. Quindi sarebbe una cosa che avrebbe un ritorno negativo, di sicura accadimento. Quindi certamente un piano che non è reperibile da chiunque, non è leggibile da chiunque, non è intellegibile da chiunque, è un piano che non serve a niente. Quindi, facendo un'operazione del genere, avremmo buttato via i soldi pubblici. Invece dobbiamo o realizzare, se abbiamo le capacità, le risorse, le professionalità di qualsiasi tipo, quindi anche volontarie, realizzare il piano in casa. Si può fare, ovviamente ci vogliono una serie di dritte, ci vogliono delle persone disposte a mettersi in gioco da questo punto di vista, oppure la soluzione che normalmente viene adottata in questi casi è quella di affidare la redazione del piano a un soggetto esterno, allo studio professionale, ai professionisti, diciamo, accreditati, eccetera. Ma non basta, perché questo prodotto deve essere richiesto per come si deve. Cioè, ad esempio, se io ho bisogno di aver costruito un tavolo da cucina piuttosto che qualsiasi altro oggetto che metterò in casa mia e sono esigente, io incarico il falegname, ma gli dico anche per filo e per segno come lo devo fare questo tavolo, quanto deve essere alto, deve essere grande, che tipo di legno devo usare, eccetera. Quindi l'amministrazione che incarica un soggetto esterno, ripeto, spesso privato, volontario, eccetera, alla redazione di un piano, deve fare molta attenzione a come conferisce questo incarico e a che cosa chiede. Deve quindi già conoscere la materia, deve aver studiato, deve aver approfondito le persone che si incaricheranno all'interno della struttura comunale di seguire
l'aggiornamento del piano dovranno essere delle persone che acquisiscono a se stessi una capacità professionale, perché saranno poi le persone che saranno chiamate direttamente nella gestione delle emergenze nel caso in cui, sicuramente prima o poi succede, purtroppo, saranno le prime persone a essere chiamate a mettersi in gioco perché il piano di protezione civile guidi la gestione delle emergenze. Quindi il piano di protezione civile è quella tavola apparecchiata senza la quale l'emergenza, la calamità, qualsiasi cosa accada nel comune, che mette a rischio la comunità dei cittadini, ecco, senza di questo quella emergenza, quella situazione non potrà essere gestita, non potrà essere gestita al meglio e quindi vi sono poi una serie di rischi, non solo rispetto alla salute dell'incolumità dei cittadini, ma evidentemente rientreremmo in dei profili di responsabilità penale, perché l'intera giurisprudenza italiana è orientata in questo senso, lo sappiamo tutti, abbiamo visto numerosi casi di amministratori andati sotto processo per problemi collegati a una gestione dell'emergenza non ottimale, quindi soprattutto se ci sono delle vittime, generalmente, anzi sicuramente la magistratura deve intervenire, deve far luce sull'accaduto e se si tratta di una calamità, i profili di responsabilità sono quelli del disastro colposo. Quindi si tratta di cose evidentemente molto delicate e ancora una volta l'applicazione coerente, tranquilla, certa e fatta bene del piano comunale è quell'ancora di salvezza per gli amministratori, per i cittadini, per chiunque occupi, una ricompresa, chiunque occupi viva in quel territorio. Quindi, come premessa, diciamo che i fatti fondamentali sono questi. Non serve avere il vecchio faldone nell'archivio del comune che nessuno guarderà, quello lì lo lasciamo tranquillamente divorare dalle ragnatele, non ci interessa più. Siamo nel 2020, siamo in un'altra fase storica, quindi dobbiamo creare dei supporti, delle modalità, dopo aver lavorato il piano, perché questo piano sia raggiungibile da tutti, possa essere letto da tutti e possa essere capito e di conseguenza anche applicato da tutti, primi, in prima persona, dai cittadini che riceveranno da quel piano una serie di indicazioni quando c'è un'emergenza e di quale tipo può essere questa emergenza. A questo punto io andrei a vedere, a introdurre una prima serie di diapositive molto velocemente, spero che riusciate a vederli. Allora, questa è la introduttiva. E come dicevamo, la prima domanda logica che ci si potrebbe fare è perché la protezione civile deve essere pianificata? Perché cioè un comune, un'amministrazione comunale, un ente non possa gestire l'emergenza facendo quel che si deve nel momento in cui succede. E la risposta è molto semplice, perché si tratta di eventi molto impegnativi e molto pesanti, molto spesso, che anche se si presentano in una maniera imprevista, devono in qualche modo essere pianificati. Cioè c'è una parte di prevedibilità, anche se l'evento si presenta all'improvviso. Ma questo non significa, il presentarsi all'improvviso, non significa che l'evento non possa essere in qualche modo prevedibile. E quindi, ad esempio, per capirci subito, un terremoto, un'alluvione, eccetera, certamente, anzi in particolare il terremoto, un'eruzione vulcanica, si presentano senza precursori, il terremoto avviene all'improvviso. Nessuno un istante prima pensava che ci potesse essere un terremoto, però dopo qualche istante capisce che si trova in grande pericolo, in grande difficoltà. Allora, questo è il classico esempio di un evento imprevedibile nel tempo, ma questo non significa che non ci siano una serie di elementi nel territorio che invece non possano essere previsti e pianificati. Quindi, per esempio, dove sono gli edifici più fragili, oppure dove sono invece gli edifici o le aree che verranno utilizzate per gestire l'emergenza, per accogliere ad esempio una tendopoli o qualsiasi altra cosa.
possa essere di aiuto. Quindi la protezione civile e i vari rischi del territorio si affrontano e si possono fronteggiare se un piano fatto bene, con quindi una serie di supporti territoriali, che adesso brevemente vedremo, ci dicono esattamente come è fatto il nostro territorio, non a memoria, non secondo la nostra personale esperienza, ma con una certa, anzi con una grande precisione, esattamente come nello strumento urbanistico, ogni edificio, ogni area, ogni particella è stata analizzata, studiata, eccetera, e di ciascuno di questi elementi si è fatta una valutazione. Quindi di ciascuna area si è stabilito, ad esempio, se lì si può edificare o non si può edificare, o a quali condizioni, e così via. Allo stesso modo, le mappe che fanno parte del piano di protezione civile e che allo stesso modo servono ai territori, servono all'amministrazione comunale, decidono e ci danno il supporto di dove siano esattamente i rischi del nostro territorio, ma dove sono anche le risorse del nostro territorio, quelle cose che, quegli elementi che ci diranno e che ci daranno una certa, un notevole conforto, un notevole aiuto a noi amministratori, a noi tecnici, a noi cittadini, per superare al meglio possibile quell'evento calamitoso. Quindi la consapevolezza è il punto chiave. Questa è la parola che poi si è trasformata più di recente con un termine che adesso tutti dicono, la resilienza. Quindi la consapevolezza è la conoscenza in fondo del territorio, mettiamola così per semplificare. La resilienza invece è la capacità che il tessuto sociale di quel territorio ha nel superare al meglio possibile con le proprie risorse, con le proprie forze, quel tipo di emergenza. Quindi questi due concetti sono fondamentalmente e completamente integrati in una nuova pianificazione attuale e moderna di protezione civile. Allora, ci sono dei riferimenti normativi, prima di tutto il codice della protezione civile, che è stato approvato di recente, parliamo dell'inizio del 2018, quindi appena un paio d'anni fa, in questo modo. E che attende una serie di direttive esplicative e attuative per poter poi essere reso vivo in tutti gli aspetti. Una di queste direttive che si sta adesso per approvare riguarda gli indirizzi nazionali per la predisposizione di protezione civile, quindi ciascun livello territoriale, dal comune alla provincia, alla città metropolitana, alla regione, deve avere il suo riferimento per poter redigere un piano fatto come si deve. Quindi ci sono una serie di elementi fondamentali che questa direttiva, quando sarà pubblicata, chiarirà in maniera definitiva, ma nel frattempo, in attesa della sua approvazione, sicuramente il nostro ufficio può dare un notevole aiuto, la direzione può dare un notevole aiuto alla redazione dei piani comunali, sia diciamo, nella parte di elaborazione o anche durante gli affidamenti degli incarichi per poter avere un minimo di interazione con i soggetti incaricati, quindi eventualmente guidare loro nella corretta redazione, ma anche confortare l'amministrazione di modo che si possa procedere nel modo giusto. Quindi, una dei tanti flash che vengono che ho estratto da questa direttiva parla proprio della struttura fondamentale che compone un piano. Quindi c'è una parte introduttiva, che ci interessa meno, poi la descrizione della struttura organizzativa. Cosa significa? La struttura organizzativa è quell'insieme di persone all'interno dell'ente o che collaborano con l'ente a qualunque titolo, quindi volontari, tecnici esterni, consulenti, eccetera, che praticamente è il tessuto, l'ordito, la trama di questo insieme di persone, ciascuno con il proprio ruolo, ciascuno con il proprio nome e cognome fondamentale. Quindi si tratta di individuare dei ruoli, ma si tratta anche di assegnare a ciascuno di questi ruoli un nome e un cognome. Ecco, questa struttura organizzativa è quella che lavora in due momenti fondamentali, in ordinarietà, quindi tutti i giorni, 365 giorni all'anno, e lavorerà molto di più
durante la gestione dell'emergenza, perché ciascun ruolo si era costituito in una struttura che adesso vedremo, che si chiama Centro Operativo Comunale. Ecco, lì confluiranno queste persone o collaboreranno anche a distanza, non ha nessuna importanza. L'importante è che la struttura organizzativa dica: ci sono queste persone, che cosa faranno per la gestione dell'emergenza? A capo di questa struttura organizzativa, naturalmente, il sindaco, in quanto decisore ultimo, ma anche in quanto autorità prima di protezione civile a livello comunale. E l'altra parte fondamentale è l'inquadramento del territorio, quindi una descrizione attenta, dettagliata e accurata di tutti quegli elementi che interessano la protezione civile, siano dei rischi, delle aree, dei punti, delle linee a rischio o delle risorse. Dove sono le risorse? Dove, in che cosa consistono? Definizione degli scenari, adesso ne parliamo meglio, che sono stati individuati e rilevanti in quel territorio, che devono avere la loro dettagliata descrizione. Gli elementi strategici, lo dicevamo prima, che serviranno all'esecuzione del piano, e poi il modello di intervento. Il modello di intervento ci dice, a parte tutti gli elementi di cui abbiamo parlato finora, come l'amministrazione si muove, con quale sistema affronta ogni giorno il monitoraggio dei rischi, gli interventi che servono nel momento in cui si manifestano dei problemi sul territorio e anche, quindi, il coordinamento, le procedure che servono per fare tutte queste cose e, non ultimi, gli aspetti che riguardano la comunicazione, soprattutto tra l'amministrazione e i cittadini, punto fondamentale della corretta esecuzione del piano e della sua possibilità di avere successo durante l'emergenza. Di questi aspetti comunicativi ne parlerà meglio la collega Alessandra Vingrova, che si aggancerà subito dopo la mia, spero, breve presentazione. Per quanto riguarda la struttura comunale deve essere trasversale, cioè deve poter coinvolgere qualsiasi tipo di risorsa interna o esterna all'amministrazione, in rapporto di collaborazione, ma deve fare in modo che queste persone possano collaborare e lavorare anche in maniera diversa da quella che ordinariamente si fa. Questo perché la natura intrinseca dell'emergenza fa in modo che le normali regole di vita, che lo sappiamo tutti, possono essere sconvolte o profondamente modificate dal sorgere di un problema di qualsiasi tipo. In questo periodo ne abbiamo visto uno che non conoscevamo ancora, ma se ne possono presentare anche altri. Quindi la snellezza, ma anche l'agilità di questa struttura fa sì che non ci sia una rigidità dei ruoli, ma semmai una flessibilità estrema. L'ente naturalmente deve tenere conto delle proprie risorse, quindi si possono trovare quelle modalità che alla fine dei conti consentono a qualsiasi amministrazione comunale, che sia molto grande o molto piccola, di svolgere al meglio il lavoro di gestione delle funzioni della protezione. Scenari di rischio. I scenari di rischio sono un prodotto, quindi c'è un'attività che descrive e valuta i rischi, quindi li identifica, dice quali sono. Li valuta nel senso di valutarne la pericolosità, la possibilità di produrre o meno dei danni o delle vittime, e quindi dopo questa analisi che viene svolta in modo coerente e plausibile, quindi con un supporto scientifico, tecnico-scientifico, introduce la cartografia esplicativa, quindi non c'è solo una descrizione testuale di questi rischi, ma soprattutto c'è una descrizione cartografica che identifica i rischi sul territorio. Ciascuno di queste cartografie deve essere riferita a un singolo rischio. Adesso vediamo quali sono questi rischi. Quindi devono essere, in altri termini, previsti gli effetti che si possono determinare, che possono avere conseguenze negative sull'uomo, sul bene, sugli insediamenti e sugli animali, sull'ambiente. E questa valutazione deve essere vista in maniera evolutiva nello spazio e nel tempo, perché una certa calamità può iniziare
con un livello, con una magnitudo di un certo tipo, ma può peggiorare nel giorno, nei mesi successivi. Quindi tutte queste variabili un buon piano le deve prevedere. I rischi che normalmente sono contemplati, sempre secondo la direttiva che vi citavo, nel piano comunale sono il rischio sismico, lasciando stare il rischio vulcanico del maremoto, che qui ci interessa molto meno, non ci interessa proprio. Passiamo al rischio idraulico, idrogeologico, i fenomeni meteorologici avversi, il rischio industriale, deficit idrico, incendi boschivi, trasporti e igienico-sanitario. Il rischio igienico-sanitario è quello, ad esempio, che stiamo in questi ultimi mesi sperimentando sulla nostra diretta, sono sulla diretta interdetti. Tutte queste tipologie. In tutte queste, tra queste tipologie si possono aggiungere anche i fenomeni valanghivi, le mareggiate e la presenza di dighe. Mareggiate ovviamente qui non ci sono, ma ci sono, diciamo, una serie di altri sottorischi che possono essere anche contenuti implicitamente nelle prime categorie e che quindi di conseguenza vanno anche contemplati nel piano. Cosa sono gli scenari? Gli scenari, quindi i rischi sono quelli che vengono descritti, soprattutto identificati e descritti attraverso il testo. Lo scenario invece già rientra in quella parte di elaborazione che fa capo alla cartografia. Quindi che cosa si va a fare? Si vanno a delimitare le aree di rischio e si vanno a individuare i punti critici. Se si tratta di rischio sismico, si introduce anche la microzonazione, cosa che normalmente i comuni non hanno. In Italia ci hanno pochissimi comuni la microzonazione sismica, quindi se c'è bene, se non c'è si fa lo stesso. La distribuzione della popolazione residente e non residente, quindi dove sono i cittadini, quindi una cartografia di dettaglio della distribuzione della popolazione, questo è fondamentale perché se si manifesta un problema nel centro storico, nel centro principale, nell'abitato principale è un conto, se si verifica un problema in una frazione più o meno lontana, più o meno isolata di un territorio difficilmente raggiungibile, il problema può essere completamente diverso, avremo a che fare con un numero di cittadini, ma con un'esposizione a rischio nettamente superiore, proprio per la difficoltà di raggiungerlo, per la difficoltà, per la mancanza di collegamenti, eccetera. Quindi ci vuole un sistema di raccordo. Bisogna tener conto delle persone in condizioni di fragilità sociale e di disabilità, bisogna tener conto della salvaguardia degli animali. E poi ci sono le risorse, quali sono le strutture strategiche, dove sono gli edifici pubblici rilevanti, le strutture produttive, eccetera, eccetera. Qui vedete una certa lista di cose che lo scenario deve contenere. Comprese quindi anche le aree di emergenza tra le strategie. Vediamo adesso un dettaglio. Dicevo prima della prevedibilità o imprevedibilità degli scenari. Vediamo adesso un esempio tratto in particolare. Adesso parleremo anche delle procedure e delle modalità. In questo momento continuo a parlare degli scenari. Gli scenari naturalmente vengono elaborati da personale tecnico qualificato, ma questo personale tecnico qualificato, che sia interno all'amministrazione o che sia esterno, ha una serie di risorse già predisposte. Già dal 2007, ma negli anni successivi fino ad arrivare al 2015, sono state prodotte in quasi tutta Italia, e in particolare in Regione Piemonte c'è la completezza di queste mappe, gli scenari di pericolosità, ad esempio per quello che riguarda il rischio idraulico e idrogeologico. Quindi esiste una cartografia ufficiale, prodotta da Regione Piemonte e da altri enti che hanno collaborato con l'AIFO, altri istituti di ricerca che hanno, dopo un lungo periodo di elaborazione, hanno prodotto queste mappe. Queste mappe sono oggi accessibili e scaricabili direttamente da internet, dall'apposita pagina
della regione Piemonte, e queste mappe si chiamano, il termine chiave da cercare è direttiva alluvione. La direttiva alluvione è appunto quella direttiva che la regione ha emanato in seguito alle direttive nazionali e europee in materia, per poi arrivare a produrre queste mappe. Ci sono mappe di pericolosità, le mappe di pericolosità ci dicono quali sono le aree che possono essere specifico allagate, oppure quelle soggette a frane. E poi ci sono le mappe di rischio. Quindi all'interno di esattamente le stesse aree che possono essere alluvionate o soggette a frana, sono stati identificati, quindi un lavoro ulteriore è stato fatto per distinguere all'interno di queste aree quali sono gli elementi più a rischio e quelli meno a rischio. Quindi ci sono gli elementi che vanno da R4, rischio molto elevato, a R1, rischio moderato. Normalmente si prendono in considerazione il rischio R3 ed R4 per poter pianificare, quindi per poter decidere all'interno del piano che cosa bisogna fare all'interno di quelle aree, qual è l'intervento che durante un'alluvione, anzi, diciamo prima, durante le fasi che precedono l'alluvione, che sono prevedibili, quali sono le azioni che l'amministrazione comunale dovrà fare? Capite bene che questo diventa impegnativo, ma non può essere diverso, da parte dell'amministrazione nei confronti dei cittadini, perché da qui nasceranno quelle regole che tutti i cittadini, chiunque essi siano, applicheranno durante l'emergenza, anzi nelle ore precedenti l'emergenza, dovranno comportarsi secondo quelle regole e quelle disposizioni che saranno già individuate attraverso il piano. Ecco allora, come calzante esempio di come il piano comunale aiuta l'amministrazione comunale a fare esattamente delle cose ben precise e non a improvvisare una risposta, ecco che queste regole ben descritte a livello del piano e cadenzate in vari momenti, dall'inizio alla fase centrale, alla fase terminale, ci dicono e diranno ai cittadini, agli amministratori, ai tecnici, ai volontari, ai soccorritori che cosa bisogna fare, quali interventi vanno fatti, quali strade saranno chiuse, quali edifici saranno sgomberati, eccetera, eccetera. Quali sono nei particolari le azioni che verranno fatte nelle aree viola, le più rischiose, quelle a rischio elevato, quelle rosse a rischio elevato, eccetera. Quindi, in pratica, come si vede, questa è la finestra della direttiva alluvioni, che potrete consultare dall'apposita pagina della regione Piemonte, si possono addirittura anche visualizzare quali sono le aree soggette a maggior rischio, e il piano, il nostro piano comunale, dirà: di fronte a questo rischio preventivato, eccetera, quando riceveremo un certo avviso di alluvione imminente, eccetera, eccetera, l'amministrazione comunale, concordemente con i cittadini, con tutte le forze disponibili, eccetera, porrà in essere, attiverà una serie di azioni preventive o di soccorso, fatte in questo modo, così, così e così, e per fare in modo che tutte le persone che si trovano all'interno di quell'area, o perché ci vivono, o perché ci lavorano, o perché ci transitino, evitino di esporre la propria vita a rischio e quindi la propria incolumità. Ecco, questo è nella sostanza quello che va fatto. Quindi dal principio generale, attraverso la cartografia precisa, un piano descrivendo quali sono i soggetti che hanno in mano la gestione, descrivendo quali sono i soggetti a rischio, descrivendo le aree soggette a rischio, descrivendo quali sono gli strumenti che ha in mano l'amministrazione per prevedere con dovuto anticipo quel rischio, ecco allora che il risultato è la tutela della pubblica incolumità di persone, animali, beni, eccetera. Naturalmente, è inevitabile che se l'evento è molto forte, molto intenso, ci saranno dei danni, inevitabilmente ci saranno, però sono dei danni che sono già previsti, e soprattutto lo scopo principale è evitare che le persone si trovino lì, e quindi mettere in salvo le persone è quella cosa che si chiama primo soccorso. L'evento può anche essere improvviso, ad esempio una frana può essere improvvisa, può manifestarsi all'improvviso e
naturalmente prendere di mezzo delle abitazioni, delle strade, eccetera. Ma in realtà anche la frana molto spesso ha dei precursori, quindi ci sono una serie di elementi che possono mettere in allarme l'amministrazione comunale prima che essa si verifichi, perché ci sono una serie di manifestazioni nel territorio, oppure perché ci sono dei fattori predisponenti, perché ad esempio ha piovuto tanto, tanto intensamente in certe zone che già si sa che siano classificate a rischio. Tutto questo è, diciamo, un paradigma. Io ho portato l'esempio del rischio idrogeologico e idraulico solo perché naturalmente è il rischio che più comunemente le amministrazioni comunali o di comunali si trovano ad affrontare. Ed è fra l'altro un esempio importante, perché la prevedibilità del rischio è oggi praticamente possibile al 90-95%. Quindi ci sono una serie di condizioni che vengono diramate attraverso il sistema di allertamento che tutti conoscete quando ricevete i bollettini, ci sono delle fasi operative da attivare. Quindi le amministrazioni comunali si trovano già pronte in prima fila, prima che l'evento arrivi, e sanno già cosa fare, come monitorare il territorio, come eventualmente salvaguardare la tutela dei beni e delle persone. Quindi questo è in sostanza un piano comunale che verrà svolto, verrà attuato. Da chi viene attuato? Il piano comunale, in sostanza, nel momento in cui si capisce, si ha il sentore, si ha la sensazione che stia per arrivare, oppure c'è la constatazione che è già arrivata una calamità, potesse essere anche improvvisa, la prima cosa che l'amministrazione deve fare è attivare il COC. Questo è contenuto naturalmente nel codice di protezione civile, ma già deriva dalla legge 225 del 92. Codice del 2018 ha prodotto una serie di aggiornamenti, di consolidazioni, di chiarimenti, ma l'ossatura della legge della protezione civile della 225 del 92 è rimasta in piedi, l'ossatura è quella. Ecco, allora il centro operativo comunale è quella struttura che si colloca all'interno di una sala operativa, può essere anche la sala consiliare, importanza, questo è l'ufficio del sindaco. L'importante è che in quella sala, intorno a un tavolo opportunamente attrezzato con tecnologie, vi siano una serie di persone che avranno in mano la gestione di alcune fondamentali funzioni. Adesso pure vedremo quali sono queste funzioni. Quindi, tutte queste cose che vi sto dicendo sul COC, sull'organizzazione, vanno contenute nella parte dell'organizzazione e nella parte della gestione delle procedure operative. Quindi, oltre alla parte di previsione dei rischi, la parte cartografica, ci sono queste altre due parti fondamentali, come abbiamo già detto in premessa, dell'organizzazione, nomi e cognomi, ruoli, persone, reperibilità, quali sono i recapiti, come trovarli quando serve. E eventualmente attivazione del COC significa costituire la sala all'interno della sede comunale o in quella che la sede comunale ha previsto per questo scopo, accendere e attivare tutte le tecnologie e far confluire nel più breve tempo possibile gli operatori che collaboreranno alla gestione. Non so ancora quanto tempo ho perché non ho più guardato il tempo a mia disposizione. Comunque, se i colleghi vogliono intervenire, cedo loro la parola. Farei vedere soltanto un'altra breve slide sulle procedure, sulle funzioni di supporto. Questo brevemente i quattro fondamentali punti, le quattro fondamentali attività della protezione civile, quindi la previsione, tutto contenuto all'interno del piano, la prevenzione e mitigazione dei rischi, la gestione delle emergenze, l'apertura del COC rientra nella gestione delle emergenze, il primo soccorso, il censimento dei danni e le emissioni di ordinanze e le attività prolungate. E poi il superamento delle emergenze, che è la fase
terminale, ma spesso, come nel caso del terremoto, è la più lunga e la più difficile da gestire perché il superamento dell'emergenza, secondo l'entità dei danni, può rivelarsi molto, ma molto lungo. Il piano di protezione civile deve contenere, quindi il COC, abbiamo visto, è presieduto dal sindaco, che assume la direzione del coordinamento dei servizi di soccorso. La scelta della sede deve avere certe caratteristiche. Il COC ha sede sostanzialmente o almeno molto vicino alla sala operativa, e viene attivato dal sindaco con un'apposita ordinanza. Al termine dell'emergenza, una pari ordinanza disattiverà il COC. Le funzioni di supporto. Le funzioni di supporto a livello comunale fondamentali che il piano deve prevedere e che saranno rappresentati da quelle persone che siederanno nel tavolo del COC qualora venga attivato, e sono sostanzialmente 10, ma possono essere attivate anche solo alcune di queste quando serve, e altre invece magari non sarà necessario attivarla. La prima funzione è quella tecnica di pianificazione, la funzione sanità e assistenza sociale e veterinaria, il volontariato, i materiali e i mezzi, i servizi essenziali, il censimento danni a cose e persone, la struttura operativa e locali, e la viabilità, le telecomunicazioni, l'assistenza alla popolazione e infine la funzione amministrativa contabile. Quindi, in sostanza, queste funzioni vengono coordinate da una persona in particolare che naturalmente il cui ruolo e il cui nominativo si trova all'interno del piano comunale, quindi ci saranno dei periodici aggiornamenti nel caso in cui delle persone che fanno parte della struttura vengano sostituite. Ci saranno naturalmente delle turnazioni perché una persona non può lavorare 24 ore su 24 come a volte serve, ma l'importante è che quella funzione sia coperta perché tutte queste funzioni saranno attive e dovranno svolgere dei compiti in modo che tutte queste le azioni previste, ad esempio la sanità, l'assistenza sociale, eccetera, non vadano gestite da enti, cioè sono gestite da enti esterni, ma devono passare, nel caso di un'attivazione del COC, dal vaglio dell'amministrazione comunale perché ci può essere la necessità di dirigere gli aiuti dove serve, in maniera non casuale, ma in maniera proprio assolutamente predeterminata, in maniera ordinata e coordinata. Quindi tutte queste funzioni, il volontariato, la stessa cosa, i materiali e mezzi, la disponibilità dei mezzi, devono essere tutte passate dal vaglio del COC perché il sindaco possa prendere delle decisioni insieme al supporto che gli viene fornito, ad esempio, dalla funzione tecnica di pianificazione, in modo che si possa decidere quali sono le azioni prioritarie e quali possono essere invece quelle differite, tanto per dirne una. Quindi si tratta di una gestione che poi diventa molto precisa e molto ordinata, ma che, ripeto, in premessa, concludo esattamente con la premessa, il piano comunale è quello strumento che ci fa gestire, che ci aiuta a gestire l'emergenza in maniera ordinata e coordinata ed evita che si possano usare, che si possano verificare delle improvvisazioni o peggio ancora degli sguidi, perché ogni rischio è stato abbastanza e sufficientemente calcolato, ma anche collocato nel territorio, è stato valutato nella sua pericolosità e di conseguenza anche tutte le persone che vivono, che transitano, che lavorano in quelle aree, sono a conoscenza di quel rischio, sono a conoscenza dei segnali che l'amministrazione comunicherà con i suoi sistemi di comunicazione appositi, e le persone ordinatamente dovranno, come sta accadendo in questi giorni, dovranno seguire le indicazioni dell'amministrazione comunale per il tramite del COC. Quindi in questi giorni abbiamo assistito a un'emergenza, diciamo così, diluita nel tempo, le cui connotazioni sono cresciute giorno per giorno, che hanno visto anche un intervento molto forte, molto
centralizzato da parte del Dipartimento Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma a livello locale non viene meno la funzione del sindaco nel momento in cui deve svolgere quelle garanzie che sono di sua competenza. Quindi, nel caso invece di un evento localizzato, magari improvviso, ma anche molto impegnativo, e tutte queste funzioni devono poter collaborare efficientemente con l'autorità e alla fine adottare le disposizioni che vengono decise in sede COPPI, che vengono quindi impartite attraverso opportune ordinanze. Io mi fermerei qui, do la parola a chi volesse fare delle domande, anzi no, mi pare che prima delle domande c'è la collega Alessandra Vingrola, che credo si riagganci subito con l'intervento. Le domande ce le fanno partire. Grazie Francesco Vitale. Approfitto solo intervenendo un secondo per chiederti di leggere le domande, perché abbiamo visto che sono già arrivate due domande per te. Quindi nel frattempo lascio la parola alla dottoressa Vindrola, che vi parlerà dell'informazione e della comunicazione in emergenza, in modo che al termine della sua relazione potrai cominciare tu a rispondere alle domande. Ricordo soltanto, perché ci sono state molte domande in merito, che tutto il webinar è registrato e sarà messo a disposizione. Molte persone chiedevano le slide, in realtà ci sarà completamente il webinar a disposizione per chi vorrà rivederlo. Quindi lascio la parola ad Alessandra Vintrola. Eccomi qui. Allora, io mi chiamo Alessandra Vindrola, lavoro alla Direzione Comunicazione e Informazione della Città Metropolitana, sono giornalista professionista e da molto sono disaster manager, cioè ho fatto un corso con il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e con la Regione Piemonte. Per imparare a gestire le emergenze, questo perché sostanzialmente nel 2000, cioè durante l'alluvione del 2000, io lavoravo da poco in città metropolitana e mi sono appassionata moltissimo alla comunicazione di protezione civile, che ha delle regole veramente particolari rispetto a tutta la comunicazione istituzionale, perché ha una velocità e delle necessità anche di dare certezze, anche di avere una sua capacità tecnica, che non fanno parte della comunicazione istituzionale, o comunque adesso forse sì, ma sicuramente quando io ho incominciato a interessarmene era un ambito molto a sé e molto poco considerato. Tanto che tutto sommato potrei dire, anche in modo abbastanza incoraggiante rispetto all'emergenza che stiamo vivendo adesso, che il modo in cui è cambiata, non solo per me, ma per quella che allora era la provincia di Torino, la comunicazione generale, a partire proprio dall'esperienza dell'alluvione del 2000, è qualcosa che ci ha permesso di porre le basi della comunicazione così come la intendiamo adesso, cioè quindi una comunicazione molto legata al digitale, molto legata al fatto di disporre di un sito molto ricco, immagini di tutta una serie di strumentazioni tecnologiche di carattere diverso. E io credo che questa esperienza con il Covid in realtà ci metta proprio nella situazione di fare un passo avanti rispetto a comunicazione e informazione. Perché parlo di comunicazione e informazione? Perché non sono due aspetti identici. In qualche modo, quando si parla di informazione, se ne parla anche, se si vuole, come dire, anche da un punto di vista strettamente scientifico, come di un elemento unidirezionale, cioè si passa un'informazione a qualcuno, come si passa un impulso elettrico, c'è qualcuno che dà e qualcuno che riceve. Queste sono un po' nozioni da liceo, ma mentre nella comunicazione ci si aspetta un feedback, ci deve essere una risposta. Allora, si può pensare alla protezione civile in generale come a una grossa macchina di comunicazione, perché la protezione civile in sé è veramente una struttura dentro le amministrazioni e non solo, e anche sul territorio,
una struttura a geometria variabile. Cioè, noi spesso pensiamo alla protezione civile ancora con quell'idea del volontario coraggioso, dell'angelo del fango che interviene fisicamente, ma dal punto di vista delle amministrazioni invece è la grandissima capacità di mettere in rete e in modo flessibile a seconda delle necessità, quindi a seconda della catastrofe che in quel momento accade, tutta una serie di competenze, saperi, mezzi, strumenti. Quindi innanzitutto serve, quando si pensa a una sala operativa, quando si pensa a un COP, quando si pensa a una programmazione di un piano di protezione civile, bisogna pensare soprattutto a costruire questa rete di comunicazione, ancora più che a guardare gli scenari di rischio che uno va costruendo, perché gli scenari di rischio, abbiamo visto, sì, sono elencati, ma invecchiano in fretta in qualche modo. C'è sempre un rischio che non si era immaginato, con cui ci si può trovare a che fare. Quindi la prima cosa da fare è immaginarsi questa rete flessibile di comunicazione. E poi c'è tutta una parte invece che è quella cosiddetta dell'informazione ai cittadini, ma queste due parti non sono slegate, lo sono ancor meno da quando c'è il nuovo codice di protezione civile che ha introdotto due novità importanti dal punto di vista non solo della comunicazione. A qualcosa ha fatto cenno il collega Vitale prima. La prima cosa è che c'è un obbligo ancora più incisivo di prima per i sindaci e per gli amministratori di informare i cittadini. Cioè, è una cosa che deve essere fatta, deve essere prevista e deve essere fatta bene. Abbiamo già visto in esperienze passate, e Vitale accennava prima, che comunque sbagliare la comunicazione può anche significare essere coinvolti con una responsabilità civile piuttosto pesante, ma poi l'obbligo va anche al di là. I cittadini devono essere informati in ogni modo possibile. Non solo, ma il nuovo codice di protezione civile ha introdotto un altro elemento in modo esplicito, che è quello a cui accennava sempre Vitale, che è quello della resilienza. Cioè non basta più informare i cittadini, anche i cittadini devono fare la loro parte. La responsabilità non è tutta delle strutture. I cittadini devono essere dei cittadini attivi, quindi dei collaboratori, delle persone che conoscono i rischi sul territorio, delle persone capaci di far fronte anche con delle proprie energie e delle proprie risorse. È un'idea che cambia moltissimo il tipo di rapporto rispetto ai rischi, no? Perché vuol dire mettersi nella situazione in cui quando accade qualcosa non si può solo dire: ma dov'è la protezione civile? Ma quando arriva la protezione civile? Ma bisogna essere anche capaci di reagire con delle risorse proprie. Da questo punto di vista, l'emergenza creata dal Covid, secondo me, ha dato un grandissimo impulso alla consapevolezza della responsabilità personale ed è un elemento da sfruttare per il futuro. Perché a partire da questa esperienza, di qui in poi si può pensare di lavorare con i propri cittadini in un modo più partecipato, per esempio anche nella costruzione dei piani di protezione civile, perché quale modo migliore di informare i propri cittadini sui rischi del territorio, sulle procedure, se non coinvolgendoli direttamente dall'inizio, attraverso le associazioni, attraverso varie modalità che ciascun comune oppure anche comuni in forma associata possono pensare di utilizzare per fare un percorso insieme che metta di fronte ai rischi che offre il territorio. E da questo punto di vista anche, questo è un consiglio che
che riguarda la comunicazione, ma io penso che in questo momento non vada sottovalutato, la nostra capacità di adattarsi, che è uno degli elementi fondamentali con cui si affronta il rischio normalmente, l'emergenza, perché nei primi giorni in cui accade un evento critico, tutti hanno bisogno di certezze e quindi di capire, di sapere, cioè l'ansia gioca moltissimo di fronte a qualunque situazione, anche enormemente catastrofica, ma nel giro di un tempo limitato le persone si organizzano in qualche modo, ma si organizzano e quindi poi esistono a quel punto lì, si creano anche piccole microorganizzazioni. Da questo punto di vista gli amministratori devono saper sfruttare la capacità di adattarsi dei cittadini e affiancarla con una comunicazione che non è mai la comunicazione e l'informazione di tutto quello che si può sapere sull'argomento, perché quando accade un evento critico, anche una grande pioggia, anche una piccola alluvione, un evento idrometeorologico critico che anche localizzato tende ad avere un'accelerazione, per cui all'inizio è molto complicato dare tutte le informazioni corrette possibili. Allora l'obiettivo dell'informazione è dare le informazioni che costituiscono delle piccole certezze, no? Si può fare, non si può fare, dove si può andare, dove non si può andare. L'abbiamo visto bene in questa emergenza Covid, che moltissime delle domande erano di questo tipo: non riesco a capire chi sono i miei congiunti, ecco, per parlare di una cosa di cui recentemente si è discusso, perché i congiunti sì e gli amici no. Quando si ha un'informazione che aiuta a mettere un paletto, bisogna trovare il modo di darla. Su quello che resta incerto, è meglio non dire, in un certo senso, nel senso non ci si può affannare a dare delle informazioni che sono in qualche modo vaghe, che non sono informazioni proprio perché presentano degli elementi di criticità, ma piuttosto arrivarci pian piano nel corso dell'evento, man mano che si riesce a fare chiarezza sulle cose. Qual è il problema rispetto all'informazione ai cittadini adesso? Che una volta, come dire, anche in un comune piccolo, però i mezzi di informazione erano relativamente certi e pochi. C'era il giornale, magari con le pagine locali, c'era il telegiornale, c'erano poche altre cose, c'era la conferenza stampa per i giornalisti che si occupavano in loco magari delle notizie e in realtà poco altro. Oggi siamo di fronte a un panorama veramente molto ampio e non solo, no? Molto ampio perché si va dai mezzi di comunicazione tradizionali che sono un canale, ma sono uno dei tanti canali, e poi ci sono invece i canali social, anche quelli tantissimi, e soprattutto c'è un'utenza fatta di cittadini che non sceglierà mai un mezzo piuttosto che un altro, cioè che li userà un po' tutti o ne userà solo alcuni, e non è detto neanche che tutti questi mezzi, cioè che i mezzi a cui fa riferimento siano o quelli del passato, per dire la persona che comunque andava al bar e leggeva magari la Gazzetta del Popolo, per i più anziani fra voi, così come non è detto che però vada necessariamente sulla pagina Facebook del sindaco o del comune. Dal punto di vista dell'informazione è un grande sforzo riuscire a dare anche quelle poche informazioni che si hanno, però utilizzando tutti i canali, compresi canali tradizionali, perché là dove si è in un comune con una popolazione, diciamo così, digitalmente anziana, piuttosto che con mezzi limitati, perché magari ci sono problemi di digital divide, di cattiva connessione, o i cellulari non prendono dappertutto, queste cose qui,
i mezzi che si hanno a disposizione per raggiungere alcune parti della popolazione possono essere anche molto locali e anche diversi. Possono essere la lettera, possono essere la polizia locale che va di porta in porta ad avvisare. Cioè bisogna tenere in piedi tante tante soluzioni diverse. È una fatica, soprattutto là dove i comuni sono piccoli, ed è una fatica che quasi sempre poi ricade sul sindaco, che in mezzo alle mille cose che deve fare in un'emergenza poi deve comunque anche tenere dietro alle telefonate dei giornalisti o ad aggiornare la propria pagina Facebook o ad aggiornare quando c'è e quando si riesce il sito del comune. È importante decidere in qualche modo dei canali privilegiati, specialmente quando le situazioni sono molto complesse, bisogna scegliere che cosa usare. Personalmente io penso che il sito sia pur sempre là dove lo si ha, anche in modo molto semplice, ma sia pur sempre una garanzia di una comunicazione stabile, chiara e fortemente improntata all'istituzionalità, quindi anche alla forma della comunicazione. Perché tutto quello che sono invece i social non possono essere ignorati, perché ormai fanno parte della comunicazione della PA, ma sicuramente mettono le persone, cioè hanno alcune necessità che le rendono meno stabili. È un'informazione che non dura, quella sulle pagine Facebook, più difficile da trovare. Bisogna rispondere agli utenti, perché bisogna rispondere agli utenti, ma bisogna fare molta attenzione a come si risponde, anche in termini di dare risposte che riguardano la loro sicurezza. Per esempio, là dove ci sono delle pagine social, è consigliabile durante un'emergenza non dare le indicazioni, non so, rispetto alla viabilità, no? Mettere una policy nel proprio sito che chiarisce quali sono le regole che un comune si dà nella sua comunicazione social e le cose che non va a fare, per esempio appunto dare informazioni, ma rimandare ad altri canali di informazioni su questioni specifiche, appunto come può essere la viabilità o come possono essere tanti elementi che riguardano in questo momento l'emergenza sanitaria. Questo perché è molto difficile appunto stare dietro a quei canali, che però sono canali che non possono essere ignorati nel momento in cui la popolazione comunque cerca anche attraverso queste cose. E poi bisogna pensare appunto anche un minimo a dei canali tradizionali, oppure anche a delle soluzioni di tipo più tecnologico, tipo il totem collegato a un computer nella piazza, dove possono passare tanti tipi di informazioni, da quella sulla sagra del paese a per esempio anche tutti gli avvisi legati alla meteo, no? E quindi alla pericolosità delle varie situazioni meteo che si creano sul territorio. Questo perché comunque il nuovo codice di protezione civile contempla sempre il fatto che l'informazione non si fa solo in emergenza, ma si fa largamente anche nella fase previsionale. Voi ricevete tutti, se siete amministratori, i bollettini e quindi vedete le previsioni da un giorno all'altro, vedete quali sono le zone critiche, cosa è previsto sull'arco delle 48, delle 36 ore, e avete modo di informare i cittadini. Poi i sistemi sono tanti, per esempio sappiamo, adesso non è andato in porto, ma che una delle iniziative a cui pensava, almeno in via sperimentale, il Dipartimento di Protezione Civile per il 2020 era proprio, come dire, un sistema di Italert, un sistema di allertamento delle persone direttamente con SMS sul cellulare, che avrebbe agganciato
le persone per le cellule sostanzialmente, quindi sarebbe arrivato in modo indifferenziato a cittadini o turisti a secondo proprio della zona in cui si trovavano e quindi anche con delle informazioni localizzate. È un sistema molto complicato e non so se funzionerà mai, ma è sicuramente una cosa verso cui si sta tendendo e quindi anche in parte, secondo me, nel tempo si libererà un po' questi, i sindaci dall'incombenza di dare le informazioni sulle previsioni meteo e su certi tipi di pericoli. Ma, come ha dimostrato un po' questa esperienza Covid, poi le situazioni cambiano tutte e a volte arrivano, cioè gli scenari di rischio che si presentano sono quelli che non si sarebbe mai immaginato. E quindi quello a cui bisogna pensare è darsi alcune regole sulla comunicazione e sull'informazione ai cittadini, che però devono essere, come dire, più regole di carattere metodologico, no? Che non di sostanza, perché poi non c'è emergenza di protezione civile, anche quando parliamo appunto delle solite alluvioni, eccetera, che sia uguale all'altra. E quindi ogni volta bisognerà un po' rimodulare l'informazione a seconda di quello che avviene, in tempi molto veloci. Quindi l'obiettivo è pensare nella pianificazione e anche nella pianificazione dell'informazione più al metodo che alla sostanza, ecco, in modo da avere poi sempre degli strumenti pronti lì, appunto quel menu di cui parlava Vitale prima, anche sul fronte dell'informazione, lì a disposizione. Dove i comuni non sono piccolissimi, fra le funzioni per esempio del COC a cui faceva riferimento Vitale prima, l'informazione è una delle funzioni previste dal metodo Augustus, ma quasi sempre dove le realtà territoriali sono da piccole a medio piccole, è difficile che ci siano degli addetti stampa o delle persone all'interno del personale comunale che possono essere totalmente dedicate alla comunicazione. È importante però invece spenderci energie e là dove il sindaco è operato, per esempio nella costituzione di un COC, vale la pena pensare se c'è qualcuno, anche un volontario di protezione civile o qualcuno all'interno dell'amministrazione comunale che in quel senso può dare una mano, perché gli strumenti da aggiornare sono appunto tanti. Io mi fermerei un po' qui perché sulla comunicazione è più facile rispondere in qualche modo che non fare un discorso generale, a meno che non fare una cosa abbastanza lunga. E quindi entrerei nel vivo del dibattito. Benissimo, grazie Alessandra. Allora intanto approfitto per proporre di formulare tutte le domande che desiderate, nel senso che saranno comunque prese poi in considerazione man mano. Potete formularle sia nella tendina per iscritto che trovate a destra dove c'è scritto domande, quindi cliccando sulla freccia si apre la finestra per fare le domande, oppure se preferite anche alzando la mano, dovreste trovare sul vostro schermo una manina disegnata che vi metterà in coda praticamente per poter fare le domande poi direttamente a momento debito vi sarà dato il microfono. Approfitto anche per specificare che questa attività che stiamo svolgendo in questo momento, come vi dicevo all'inizio, anticipa un progetto che verrà sviluppato, speriamo presto, perché l'emergenza ha momentaneamente congelato le attività, ma questo è il motivo per cui abbiamo voluto sperimentare questi webinar. È stato sviluppato ed è stato candidato e finanziato dalla Regione grazie alla partecipazione di diversi partner, oltre ad ANCI Piemonte che sta attualmente aiutando e supportando questa sperimentazione. Altri partner sono AMCI
e UNCEM e sette comuni che sono stati individuati come portavoce dei contratti di fiume e di lago della città metropolitana di Torino. Dico questo anche perché è stata sottolineata molto da Alessandra Vindrola l'importanza dell'avvicinamento dei cittadini alle amministrazioni, o meglio, e viceversa, quindi della grande importanza del coinvolgimento dei cittadini, dei territori e della vicinanza tra amministratori e cittadinanza e i contratti di fiume probabilmente sono una forma privilegiata, diciamo, di territori nei quali è possibile sperimentare e portare avanti, diciamo, attività di avvicinamento più spinte rispetto forse ad altri territori. Si intende quindi utilizzarli comunque come progetti pilota, territori pilota, per poi poter esportare le esperienze. E un'altra, diciamo, informazione che mi ha colpito particolarmente e che credo abbia colpito tutti quelli che non sono ancora completamente esperti di questo argomento è quanto la protezione civile non sia affatto, non debba essere, ma proprio non lo sia, un compartimento stagno, e quindi quanti comparti in realtà interessi. Praticamente pressoché tutti i comparti della vita pubblica sociale di un territorio e di un'amministrazione. Ecco, queste sono solo due sollecitazioni che vi do per proporvi di partire per il dibattito, anche a partire dalle esperienze che magari anche in questo contesto di emergenza specifica, particolare, diciamo, mai vissuta prima negli ultimi tempi, avete sviluppato, avete provato, testato o riscontrato sui vostri territori. E lascerei la parola a Francesco Vitale per rispondere alle prime due domande che sono pervenute per iscritto. Io ho ricevuto due domande, comincio dalla più semplice, perché la seconda è un po' più impegnativa come risposta. Il sindaco del comune di Macchie chiede, in base alla legge gennaio 2018 con il codice della protezione civile, è obbligatorio adottare il regolamento di protezione civile? E poi sottolinea, è possibile dare maggiore approfondimento di protezione civile in ambito sanitario ambientale? Allora, diciamo questo, io personalmente non amo molto i regolamenti. Anche a livello comunale credo che tutto quello che si possa fare normalmente in risposta alle emergenze, alla gestione delle emergenze, credo che lo strumento migliore e più completo e più opportuno sia e rimanga pur sempre il piano di protezione civile. D'altra parte, un regolamento non può aggiungere delle cose che non sono state previste dal piano, pertanto in generale non sarebbe un regolamento di protezione civile, ma potrebbe, se occorre, emanarlo, essere chiamato regolamento Valle Italia, regolamento XY, perché va a regolamentare, a introdurre una serie di norme che i cittadini devono osservare in delle condizioni particolari, sostanzialmente impreviste o imprevedibili, e quindi per fronteggiare, per rimediare a quella situazione si adotta un certo particolare regolamento comunale, ma che un regolamento possa prevedere delle cose diciamo di carattere generale che poi possono essere applicate tutte insieme in un documento che dica qual è appunto il regolamento di protezione civile comunale, lo trovo veramente complesso, tant'è che questa cosa non è esplicitamente prevista dal codice 2018 ed è sostanzialmente è un'idea ormai un po' abbandonata da tutti, da alcuni anni che non si emettono più regolamenti di protezione civile comunale, magari sono ancora in vigore quelli vecchi, quelli antichi, ma appunto risalgono magari a 10-15 anni fa. E nella sostanza non ci possono dire nulla di nuovo rispetto a quello che invece un piano aggiornato e fatto bene non ci possa dire. Quindi nel piano sono contenute tutte le informazioni che riguarda il territorio, possibilmente fatto bene, certo,
sono contenute tutte le regole, le norme, eccetera, che possono essere previste e ci sono una serie di cose che invece andremo a gestire sul momento e che quindi potremmo avere tranquillamente, se occorre, se il sindaco e l'amministrazione comunale lo ritengono, essere approvata attraverso un regolamento che può essere anche fatto sul momento. Allora, poi c'era un'altra domanda che trovo, la cui risposta è sicuramente più complessa, è stata fatta da Paolo Sassone. Allora dice, su che basi normative e secondo lei perché gli incaricati per la redazione di un piano di emergenza non hanno necessariamente titoli professionali specifici in materia? Ovvero non è richiesto che siano iscritti a un ordine professionale, ovvero non hanno necessariamente una formazione tecnica obbligatoria. Infine, non necessariamente hanno una polizza professionale di copertura. Dalla mia esperienza, parlando ovviamente sulla base di quanto mi è capitato di vedere, spesso e volentieri il soggetto incaricato non risulta nemmeno citato dagli elaborati né di firma. Grazie, dottore geologo Paolo Sassone, consigliere dell'Ordine dei Geologi del Piemonte. Allora, io la vedo così. Secondo me la protezione civile, in quanto materia complessa, è una materia che, applicata soprattutto alla scala comunale, diventa per forza di cose una materia interdisciplinare. Quindi dal punto di vista normativo, per quello che possa riguardare una legge nazionale, è molto difficile che il legislatore possa scegliere un ordine professionale piuttosto che un altro, oppure indistintamente una serie, elencare una serie di ordini professionali in cui iscritti possano redigere e firmare, come normalmente accade nei vari elaborati, nei progetti, eccetera, questo documento. Normalmente, negli anni scorsi siamo stati portati a pensare che il piano di protezione civile, dovesse essere firmato, da un geologo, da un ingegnere, da un architetto, e così è stato generalmente. Ci sono piani firmati anche da geometri, ci sono piani firmati da altri tipi di esperti. Adesso non so bene, non ho in mano tutta la casistica possibile. Però rimane un fatto fondamentale. L'emergenza di questi ultimi giorni ci sta portando all'attenzione di tutti una serie di considerazioni possibili. Abbiamo visto anche la Protezione Civile regionale a un certo punto essere, affiancata e poi forse un tantino superata dalla sanità. Adesso non so dirvi esattamente i ruoli, le persone, eccetera, però così è stato. La sala operativa della Protezione Civile è stata soprattutto gestita da personale sanitario negli ultimi tempi. E d'altra parte, se rapportassimo questo che è accaduto, di fatto è accaduto, alla pianificazione comunale, potremmo anche dire che un piano comunale, ad esempio, lo possa firmare un medico, perché ci sono degli aspetti sanitari che vengono implicati. Allora, è molto difficile poter stabilire in sede normativa quali siano le caratteristiche di chi firma il piano di protezione civile. Io vedo un aspetto un po' diverso, ma naturalmente stiamo chiacchierando, nel senso che la mia è un'opinione che vale quanto la sua, come quella di chiunque altro capisca un po' della materia, abbia un'esperienza. Di fatto un piano comunale deve affrontare e pianificare una serie di rischi diversissimi, da quelli che mettono in gioco le strutture, le infrastrutture, a quelli che mettono in gioco la salute delle persone, a quelli che introducono gli elementi di pericolosità e vulnerabilità geologica del territorio, ma anche a quelli appunto industriali, alle dighe, eccetera. E quindi, semmai una soluzione, come si dice, normativa, almeno di là da venire, non sappiamo nemmeno se verrà mai questa soluzione, potrebbe individuare il piano come non come un unico documento, ma come un insieme di elaborati modulari, che vengono anche indipendentemente redatti e anche aggiornati.
Questo naturalmente non semplificherebbe la vita né dell'amministrazione né quella dei cittadini. I cittadini soprattutto hanno bisogno di avere in mano un qualche cosa che potranno chiamare piano comunale di protezione civile, che non sia un documento di carta, che non sia un PDF, che non sia una mappa o un insieme di mappe, ma che sia probabilmente nel futuro tecnologico un elemento cliccabile da uno smartphone, da un computer o da qualche cos'altro del genere, che in qualsiasi momento può essere richiamato da chiunque si trovi di fronte a una situazione difficile del territorio che sia prevista, imprevista o parzialmente prevista, e che attraverso quella consultazione più o meno, non dico esattamente, ma più o meno sappia e capisca subito o ricordi, se l'ha letto, subito che cosa deve fare o che cosa non deve fare. E per arrivare a questo risultato ci vogliono anche un po', per richiamare i temi portati dalla collega Mirola, degli aspetti comunicativi che non sono a questo punto di giorno secondari, ma che sono addirittura primari al pari di tutti gli altri. Nulla è in secondo piano, nulla passa in secondo piano. E quindi è importante per un'amministrazione che deve prepararsi a gestire delle situazioni difficili avere in mano uno strumento che, da chiunque sia firmato, contenga almeno degli elementi che abbiano una validazione tecnico-scientifica, e che quindi, se si parli di aspetti biologici o di aspetti strutturali o di una diga o di un ponte, ci sia qualcuno che possa essere almeno citato o addirittura incaricato di approfondire quel determinato aspetto. E in linea di massimo diciamo anche che i rischi maggiori oggi sono già abbastanza, soprattutto per quanto riguarda il territorio della regione Piemonte, sono già abbastanza, hanno un livello di approfondimento abbastanza elevato e sicuramente più che sufficiente per poter pianificare la parte più importante della protezione civile comunale, che sono le azioni di risposta, che sono l'individuazione della struttura comunale che si prepara e che si predispone a dover gestire l'emergenza, in che modo interverrà, eccetera, eccetera. Quindi sono tutti aspetti che, a parte la componente, l'analisi territoriale, diciamo, che è quella che si riferisce alla sua domanda, di fatto sono fondamentali tanto quanto le cartografie o qualsiasi altra cosa. Quindi io vedo che, o almeno immagino in futuro, che ci siano dei pianificatori che siano a loro volta degli imprenditori, che siano a loro volta dei manager, che sono in grado di mettere insieme delle squadre di persone che, ripeto, possono anche in teoria agire in senso volontario. Perché no, all'interno della cittadinanza io posso trovare, io sindaco posso trovare competenze anche di altissima qualificazione, posso, se loro sono disposti a collaborare in forma volontaria, anche utilizzarli. E non vedo per quale motivo questo non possa essere fatto. Ovviamente ci va di mezzo una qualsiasi responsabilità, cioè una forma di responsabilità che deve essere in qualche modo espressa e anche tutelata, perché questo poi ricade sulle future azioni del sindaco. Ho anche citato per supportare il mio, ho anche preparato per supportare il mio discorso una parte di una presentazione che non ho fatto io, ma che ho trovato interessante, e che ci fa riflettere su queste cose. In particolare, un attimo, ecco, in particolare la possibilità che degli eventi calamitosi, in questo caso a ricaduta geologica, se così vogliamo dire, o comunque legate ai fenomeni del maltempo, abbiano comportato delle conseguenze spiacevoli per l'amministrazione. Quindi ci sono una serie di presupposti normativi che in gran parte fanno anche riferimento al codice penale, e che alcuni esperti del settore hanno ormai da alcuni anni messo in attenzione
nel mondo della protezione civile. Ci sono una serie di interessantissime elaborazioni che possono essere anche richiamate e scaricate da internet, perché forse gli amministratori farebbero bene a guardare un attimo. Ma giusto per fermarci ai fatti di cronaca, gli eventi, diciamo, lo metto fra virgolette, spiacevoli, significa di persone che hanno perso la vita durante un certo evento, eccetera, molto spesso, diciamo, a parte la non certamente secondaria perdita della vita umana, diciamo, per tutti gli altri aspetti, potrebbero ricadere in una specie di banalità, cioè le persone potrebbero anche pensare che tutto questo sia stato banale, una svista, una dimenticanza, una sottovalutazione. Però di fatto questi sindaci si sono trovati in queste spiacevoli conseguenze perché, nonostante il territorio fosse stato studiato, nonostante si sapesse che c'erano delle zone pericolose, eccetera, e nonostante tutto non si è riusciti ugualmente ad evitare il disastro, che poi sia un disastro colposo, meno colposo, che sia un evento esteso, non è esteso, questo poi lo giudica, diciamo, il telespettatore o chi legge i giornali, se così vogliamo dire. Ma l'importante è che si capisca che non basta avere un piano fatto bene per poter prevedere qualsiasi situazione imprevista. Questo è vero, ma è altrettanto vero che quando l'analisi è stata fatta, quindi quando l'analisi dei professionisti, dei vari specialisti, dei vari rischi, delle varie discipline, eccetera, hanno evidenziato una serie di situazioni, da lì in poi comincia il lavoro dell'amministrazione. Comincia quel lavoro, che va fatto insieme al professionista, ai professionisti che aiutano l'amministrazione a redigere il piano, che è quello di individuare i possibili punti deboli e le possibili cose impreviste che possono essere contenute in quel territorio e che si possono anche attivare a causa di un banale temporale improvviso ed estremamente intenso. Lo chiamo banale perché significa che è una cosa che può succedere all'ordine del giorno, non perché per sé l'evento sia banale, però questo ci dà la misura di quanto a volte non prendere un certo provvedimento nel momento giusto causi la perdita di vite umane e le conseguenze penali per gli amministratori perché quella determinata cosa, quella determinata azione non era stata fatta, non era stata, o addirittura non era stata nemmeno prevista. Quindi un piano più è fatto bene, più ovviamente mette una serie di condizioni, che non sono solo delle condizioni territoriali, non sono solo delle condizioni che riguardano quel ponte piuttosto che quel corso d'acqua o quella strada o quell'edificio e le persone che ci abitano, che ci passano, ma riguarda soprattutto quelle cose che possono aiutare le persone a non trovarsi preventivamente in quelle condizioni. Quindi i due ragazzi che hanno perso la vita a Ovada perché hanno passato un guado mentre c'era la piena del torrente, se fossero stati non solo informati del maltempo che stava arrivando, se questo era previsto, e qualche volta non succede, come per esempio nei temporali estivi, ma se avessero saputo dal loro piano comunale che quel passaggio e quella serie di passaggi erano talmente pericolosi da starci lontani in determinate condizioni, se i cittadini ricevono per tempo anche loro i loro avvisi e sanno di che cosa si tratta, quando c'è un'allerta arancione o quando c'è un'allerta rossa, allora molto probabilmente in futuro ci possiamo aspettare che eventi del genere non debbano più succedere o che almeno sia enormemente ridotto il numero di questi eventi, che poi è lo spirito con cui la direttiva europea del 2007 ha parlato appunto del rischio delle alluvioni. Questo, la rischio alluvione che in gran parte ricade su competenze geologiche per questioni territoriali, eccetera, o a rischio industriale o a quello dei trasporti, che può essere competenza degli ingegneri o degli architetti, eccetera. Tutte queste cose messe insieme, ripeto, non fanno la garanzia del piano perché qualcuno ci ha messo la firma. Quello che davvero si deve fare da qui in poi è trasformare questa massa di enorme di informazioni di tutti i tipi, territoriali,
numerica, descrittiva, eccetera, in qualche cosa che arrivi al cittadino in maniera semplice e comprensibile, esattamente quello che dicevo in apertura. Quindi capisco il legislatore perché si trova in una condizione onestamente difficile e non è facile dirimere, dipanare questa matassa ingarbugliata dove gli ordini professionali naturalmente premono, ciascuno per quello che possa essere il loro obiettivo, il perseguimento dei propri fini, eccetera. Quindi il legislatore deve tener conto di tutte queste cose e quindi chiaramente si è tenuto largo finora e anche in futuro credo che si terrà largo dal dover decidere con il coltello se tagliare in due o in quattro la nostra fetta che stiamo considerando. Benissimo, grazie per la risposta anche molto approfondita, Francesco. Vista l'ora, considerando che siamo andati un po' lunghi, ti proporrei di sentire ancora, la domanda del sindaco Mauro Prino e lascerei a una risposta successiva, per iscritto, a tutte le altre domande. Peraltro, chi volesse, ancora fare ulteriori domande anche dopo il webinar può scrivere alla mail, contrattidifiume, tutto attaccato, @cittametropolitana.torino.it e provvederemo a girarle, ai relatori. Vediamo se, lo staff riesce a dare la parola, al sindaco. Altrimenti leggo, piuttosto leggo io la domanda. Buonasera, io ho il microfono attivo. Perfetto. Grazie. La domanda può leggerla perché l'ho scritta d'amblè e non ce l'ho sotto mano. In Ah, ogni va bene. caso, lamentavo la difficoltà avuta in questo periodo nel ricevere informazioni comprensibili che dovevamo riversare ovviamente alla cittadinanza e al di là del modo in cui le riversiamo, che ovviamente ricopre e ha ricalcato quello che suggerite nei piani, la difficoltà era per noi interpretativa e quindi avere dei modelli di interpretazione che ci permettano di capire per poter spiegare, altrimenti come si fa a spiegare se non si capisce? E ho dubitato della mia intelligenza molto spesso in questi giorni, cosa che vorrei fare un po' meno in futuro, se è possibile. Questo era solo una delle cose che non è pensabile prevedere nei piani, la confusione dell'informazione che riceviamo piuttosto che quella che diamo. Se noi aggiungiamo confusione alla confusione, certamente non facciamo un servizio ai cittadini. Questo come sindaco. E naturalmente la possibilità di strutturare dei piani, ho riscontrato personalmente le difficoltà che avevano gli stessi centri di coordinamento a darci informazioni corrette perché loro stessi erano in difficoltà con noi. Al di là della difficoltà di avere gli strumenti di protezione individuale di cui abbiamo bisogno e che tuttora non abbiamo, e spesso la comunicazione politica ci sopravanza, e noi ci troviamo però poi a lottare con quello che è l'emergenza vera, perché ci troviamo a avere a che fare con il contagio, con il contagiato e a dover gestire la situazione senza strumenti, noi come chi e i lavoratori di tutto il settore. Mi spiace doverlo dire in questo frangente, perché chiaramente se i piani avessimo potuto strutturarli meglio in passato, forse saremmo stati meno impreparati in questa condizione. Quindi non è una critica a chi sta parlando, ma sicuramente l'evolversi della situazione precedente non ha consentito di avere dei piani strutturati, adeguati e sufficienti. Grazie per la disponibilità. Ma io, se posso commentare, apprezzo molto la sua considerazione, la ritengo tale più che una domanda, soprattutto perché queste cose che lei ha detto possono essere benissimo viste in una prospettiva storica. Facciamo l'esempio del terremoto, no? Il terremoto è esistito da sempre, l'uomo primitivo già ha avuto a che fare col terremoto, le civiltà del passato a volte sono state distrutte dai terremoti. E anche gli stati moderni, a partire dalla loro fondazione, dalla loro creazione, hanno avuto la necessità di interagire con questo fenomeno, con questi fenomeni molto gravi. E quindi nel tempo abbiamo visto un evolversi delle risposte che sono state date.
Da quando grosso modo la nostra generazione è nata, abbiamo visto in Italia una decina di terremoti abbastanza significativi, dove i primi terremoti, io ricordo da bambino quello del 1968, mi trovavo nelle zone terremotate allora, dove la macchina dei soccorsi fu addirittura gestita direttamente dai militari in gran parte per prestare i soccorsi. E dove vi fu un grandissimo afflusso di aiuti internazionali ancora prima che arrivassero gli aiuti dell'Italia. Paradossalmente la stessa cosa accadde nel terremoto del 1908 a Messina, quando uno dei primi gruppi, dei primi elementi che prestarono soccorso furono gli uomini di una nave russa sostanzialmente. Di una nave sovietica che si trovava a transitare nei pressi dello stretto di Messina. E per tornare alla risposta della protezione civile, abbiamo visto il primo abbozzarsi dell'idea della protezione civile negli anni Ottanta, a seguito del terremoto dell'Irpinia, quindi della gestione Zamberletti, del commissario straordinario, eccetera, e da qui in poi, pian piano, si è arrivati alla legge 225 del 92, che è il primo tentativo di fare ordine nella materia, di capire cosa realmente si può fare prima che le cose accadano. Questo è stato il punto fondamentale, ecco perché insisto che il piano di protezione civile è ancora oggi la chiave di tutto. È la chiave di tutto. E quindi per tornare all'ultima considerazione, quindi l'emergenza attuale si caratterizza per due principali novità. La prima è in sé il tipo di emergenza che si è presentata diciamo negli anni recenti, perché in realtà c'erano state anche, come alcune fotografie girate sulla rete hanno ricordato, altre epidemie, ad esempio quella della Spagnola, dove si vedono le persone fotografate in mascherina, eccetera. Ma al di là di questo, quindi al di là del rischio in sé dell'evento, della chiamiamola calamità, dell'emergenza, c'è anche da capire e da commentare, da fare delle possibili analisi rispetto alla risposta che è stata data, dove la risposta sostanzialmente è stata in gran parte gestita dalla centralità del governo, e dove i sindaci hanno dovuto adeguare delle risposte fondandosi a loro volta su una serie di ordinanze che erano state messe appunto dall'ordine centrale. E questo ovviamente per un'amministrazione locale forse invece che semplificare il lavoro in realtà lo complica. È anche vero che senza di queste non si potevano fissare delle regole, però è anche vero, a mio personalissimo parere, che la rigidità con cui queste regole sono state passate, che utilizzano sostanzialmente una formula, delle formule, delle nozioni, un'impostazione che io chiamo burocratica o burocratizzata, e che per sua natura rigida, quindi se indica un fenomeno, deve impiegare una pagina per definire che cos'è l'elemento di cui sta parlando. E quindi se deve parlare delle regole della salute pubblica, di qualsiasi altro argomento che possa essere connesso a questa cosa, dalle mascherine alla frequentazione dei luoghi pubblici, probabilmente deve spendere una serie di fiumi, di parole, di cose per definire, ci scherzavamo sopra prima, chi è il congiunto e chi non è il congiunto, cioè si arriva anche a queste cose. Quindi questo non è che aggiunge o toglie qualche cosa alla gestione comunale. I sindaci sanno perfettamente quello che gli occorre fare, quello che occorre fare nel loro territorio per fronteggiare le loro condizioni. Però la rigidità della centralizzazione ha fatto in modo che non ci potessero essere delle risposte diversificate per le regioni. Io non so se questo, o addirittura per provincia o per comune, io non so se questo è un vantaggio o uno svantaggio. Adesso si sta cominciando a parlare, per esempio, del fatto che le regioni naturalmente sono caratterizzate in maniera completamente diversa nel territorio nazionale, che ci sono alcune regioni fortemente industrializzate, altre non lo sono, alcune hanno avuto tantissimi casi, altri quasi per nulla, per cui il buon senso a cui io faccio appello
probabilmente un mio pensiero, un mio desiderio, che poi durante la gestione dell'emergenza è difficile da, come dire, da applicare. Però è anche vero che negli ultimi anni la protezione civile, mi riferisco a 4-5 anni fa, c'era un'impostazione governativa che va molto delegata alle regioni e agli enti locali. Adesso è da alcuni anni, forse 4-5 che dico, che invece lo Stato, e in particolare il Dipartimento della Protezione Civile, si è ripreso a livello centrale tutta una serie di competenze, di possibilità, di prerogative per decidere per tutti i territori, gli ambiti territoriali, cosa bisogna fare. Quando c'è un terremoto, il Dipartimento è il primo a correre, il primo a stabilire sul territorio la sua sede operativa, dove le persone del dipartimento chiamano tutti all'ordine. Per carità, sarà anche giustissimo, sarà giustificato, sarà eccetera, però io ho dei dubbi, più che dei dubbi ho delle perplessità, cioè vorrei, mi aspetterei, mi immagino e spero che in futuro si possa dare più chiamiamolo potere, più prerogative, più possibilità alle realtà locali rispetto a una gestione centralizzata che dovrebbe fissare anche durante un'emergenza delle regole generali che vanno benissimo, ma poi anche lasciare al vero primo ufficiale di protezione civile, autorità comunale, sindaco, la gestione ma anche l'applicazione di determinate norme. Ovviamente supportate dalle funzioni, in questo caso sanitarie, delle varie realtà locali. Quindi diciamo che tutti questi aspetti convivono in una materia complessissima. Nessuno ha la bacchetta magica, nessuno ha la formula prestabilita, e quindi ci aspettiamo o desideriamo che si possa affrontare questa materia in modo elastico. Grazie. Bene, grazie mille Francesco. Aggiungo che il sindaco Prino aveva ancora aggiunto una piccola riflessione chiedendosi, non so quanto si possa dare ora una risposta, vedi tu se riesci sinteticamente, o altrimenti lasciamo aperta la domanda se la protezione civile possa diventare in un futuro una professione. Prima che tu possa dare eventualmente la tua risposta breve, perché è veramente molto tardi e ho visto che sono ancora in molti collegati, quindi fortunatamente diciamo, c'è ancora l'interesse. Però approfitto per dire che nella tendina documenti che trovate sullo schermo potete trovare il documento di cui vi parlavo all'inizio, che potete scaricare anche sul momento, quindi cliccandoci sopra poi fate scarica. È un semplice PDF dove sono riportati i link ai quali trovate le video lezioni effettuate da diversi professionisti, tra cui Francesco Vitale, su vari temi, ambiente, acqua e territorio, specificamente prodotti per comuni. Quindi potete fare questa operazione nel frattempo. Lascio ancora per una brevissima risposta a Francesco e poi chiuderemo. Scusami, mi vuoi brevemente ricapitolare la tua domanda? Perché stavo Certo, dicendo. sì, è sempre il sindaco Prino che chiedeva ancora se la protezione civile Ah, possa è così. diventare in futuro una professione. Va bene. Allora, sembra che il Dipartimento della Pubblica Istruzione, adesso forse si chiama in diversa, è comunque la Pubblica Istruzione Nazionale, Dipartimento dell'Università della Ricerca Scientifica, vogliono portare la protezione civile fra le materie di insegnamento scolastico. Noi operatori abbiamo visto questa idea e questa volontà, speriamo, con grande interesse e con grande anche soddisfazione. Pensiamo che questo sia fondamentale, che questo sia il primo passo per arrivare forse un domani a una definizione di una figura professionale che possa essere specifica per il settore, che appunto in realtà è un professionista non specificamente specializzato a livello tecnico in una materia piuttosto che in un'altra, per intenderci in ingegneria piuttosto che in
in scienza delle costruzioni o piuttosto che in geologia, ma che sia una figura che abbia delle condizioni, delle specializzazioni che molto si avvicinano alla conoscenza della vita che si svolge negli enti pubblici, in particolare nei comuni, e quindi sia una figura che abbia una formazione multidisciplinare dove materie come il diritto pubblico e privato, per dire l'economia, il funzionamento della pubblica amministrazione debba essere conosciuto da questi operatori, che non debbano aspettarsi di acquisire queste condizioni in corsa, cioè mentre stanno per la prima volta contattando un'amministrazione comunale che gli ha conferito un incarico, ma che si sia appunto una nuova figura professionale che possa avere già nell'ambito della formazione universitaria tutta una serie di elementi multidisciplinari che quindi siano finalizzati esclusivamente a questa competenza. Ecco allora che idealmente un piano di protezione civile comunale potrebbe essere firmato e sottoscritto da una figura del genere, la quale però naturalmente si avvale di altri professionisti che gli preparano, gli predispongono e gli firmano anche una serie di elaborati più tecnici, più specialistici nelle varie discipline. E che quindi, tornando all'idea del piano multidisciplinare, tutto questo concepì, confluisca in un prodotto che, oltre che essere squisitamente tecnico, nel senso comunemente dato a questa parola, da un punto di vista amministrativo, normativo, eccetera, arrivi anche a una espressione comunicativa attuale, che sia addirittura puntata al futuro, dove la tecnologia della comunicazione sia fondamentalmente innovativa e vada continuamente innovata, perché le soluzioni tecniche che un domani, ma anche fra un mese, ma anche fra un anno, ci saranno, oggi magari non riusciamo nemmeno a immaginare quali siano, quindi deve essere una materia, una preparazione professionale molto, ma molto dinamica, molto, che abbia delle caratteristiche di dinamismo, di capacità anche manageriali considerevoli, proprio perché non c'è uno che sa tutto su questa materia, ma il risultato finale, come si dice, proviene da tanti contributi diversi. Benissimo, grazie. Bene, questo torna alla considerazione di prima di quanti ambiti siano, cioè, in realtà interessati e fondamentali per questo tipo di attività. Io ringrazierei tutti e tutte, in Grazie particolare i relatori Francesco Vitale e Alessandra Vindrolla che ci hanno dedicato il loro tempo questo pomeriggio, tutte le partecipanti e tutti i partecipanti. Invito tutti e tutti coloro che vorranno partecipare anche venerdì 8 al webinar che riguarderà i territori fluviali e la biodiversità e i cambiamenti climatici, quindi un tema diciamo più di tipo ambientale naturalistico, ma che riguarda praticamente tutti i comuni del nostro territorio, perché comunque le acque, bene o male, interessano tutto il nostro ambito territoriale. Quindi ringrazio ancora e porgo i miei saluti e i saluti dell'amministrazione, anche da parte di ANCI Piemonte, che non è in video in questo momento, ma è qui presente. E arrivederci, buona serata.